Bentornati a Viva Voce, siamo all'appuntamento con l'ospite. Oggi il nostro ospite Angelo Giordani, magistrato dal 1977, in prima linea nella lotta alla mafia, alla criminalità amministrativa ed economica finanziaria. Buongiorno, dottore Giordani, benvenuto. Vito, nonostante qualche difficoltà siamo collegati. Grazie a lei. Allora, vorrei iniziare col chiederle di cosa si occupa l'Associazione dell'Eretico di cui lei è presidente? L'Associazione dell'Eretico è una delle associazioni che sul territorio ha cercato di contrastare una narrazione ufficiale che contrasta con i fatti. In pratica, l'Associazione dell'Eretico ha dato voce a chi non aveva voce. Quindi a quella parte della scienza, a quella parte dei medici che avevano una lettura diversa rispetto ad alcuni avvenimenti che poi si sono dimostrati drammatici. Sappiamo, L'eretico sì. ha, tra l'altro, Prego. contribuito alla fondazione dell'Organizzazione Mondiale per la Vita, che è un'organizzazione di cui sono segretario generale e che è presente in oltre 60 paesi del mondo. Sappiamo che lei è coautore del libro Strage di Stato, le verità nascoste del Covid-19. Come nasce l'idea di questo libro e soprattutto qual è il messaggio che si vuole trasmettere? L'idea di questo libro nasce da un dossier che io ho preparato per presentare alla Corte dell'Aia. Era una serie di documenti, quindi a supporto di ipotesi criminali che noi ritenevamo sussistessero. Successivamente abbiamo deciso di dare una natura organica a quel materiale raccolto. Con l'obiettivo di suscitare qualche dubbio, non avevamo la presunzione di volere affermare delle verità, suscitare qualche dubbio perché il libro fa riferimento ad oltre 1.000 documenti, per cui le affermazioni che sono contenute in quel libro non sono opinioni, ma fatti. Diciamo che nel corso della pandemia si sono susseguite una serie di provvedimenti che vorrei andare poi a commentare con lei, partendo proprio dallo stato di emergenza e poi tutte le proroghe che sono state effettuate. Qual è il suo pensiero a riguardo? Che non trova uno stato di emergenza sanitaria all'interno della Costituzione e quindi si tratta di una misura legata a una legge ordinaria e per alcuni profili illegittima perché in contrasto con le norme della Costituzione. Per quanto riguarda invece i numeri che ci venivano e ci continuano ad essere dati giornalmente, sia sui contagi che poi sulle morti dovute al Covid-19. È una danza macabra dei numeri, purtroppo. Perché sin dall'inizio di questa pandemia i numeri sono stati riportati in maniera impropria, in maniera errata. Sotto questo profilo, noi dall'immediatezza abbiamo invitato a una maggiore attenzione, pensando che si trattasse dei meri errori, perché c'è stata una fase, la fase iniziale, dove improvvisamente erano scomparse tutte le patologie, dove non si moriva per le altre patologie, mentre drammaticamente persone che morivano per quelle patologie erano indicate come morte per Covid. In verità c'è stata una confusione tra morti con Covid e morti per Covid, perché si entrava per altre patologie, magari in urgenza, si facevano i tamponi per verificare la sussistenza del Covid, da quel momento in poi il paziente veniva trattato come paziente Covid e tutte le altre patologie diventavano irrilevanti. Quindi anche se la causa mortis erano patologie ben più gravi, veniva registrata come morte per Covid. Ecco, poi un altro punto sicuramente fondamentale, magari si poteva evitare il collasso degli ospedali anche riconoscendo le cure domiciliari per il Covid-19. Sì, il problema è proprio questo. C'è una prima fase della pandemia che è stata caratterizzata da molta improvvisazione. Vorrei anche sottolineare un aspetto su cui sta lavorando la Procura di Bergamo. Era previsto negli vari stati un piano pandemico. Il piano pandemico serviva proprio ad attrezzare rispetto alle emergenze sanitarie, con una serie di previsioni, a partire da quelle più banali e più semplici, che era la predisposizione dei dispositivi a tutela del personale sanitario e gli interventi anche sul territorio.
Invece abbiamo visto delle immagini vergognose, perché abbiamo visto i medici che, in assenza di dispositivi adeguati, erano per esempio vestiti con i sacchi della spazzatura, indegno per uno stato civile. In effetti i piani pandemici non erano stati aggiornati già da diversi anni, e quindi nella prima fase c'è stata una grande confusione. Intanto gli scienziati ufficiali alternavano le loro bizzarre terapie su questo Covid, contraddicendosi spesso, ma nello stesso tempo dando delle indicazioni non supportate da nulla sulla patologia che secondo loro doveva essere scontrata. In pratica indicavano ai medici la diagnosi e si parlava di polmonite interstiziale, e quindi i medici curavano questa polmonite interstiziale per tale. In effetti pochi medici coraggiosi, facendo le autopsie, si sono resi conto che invece era una tromboembolia, quindi un meccanismo diverso, un meccanismo infettivo che aveva una terapia diversa. E evidentemente, se la diagnosi e le terapie fossero state tempestive e non si fossero ripetuti gli errori in Italia e nel mondo, avremmo risparmiato tante vite umane. Siamo poi arrivati però alla decisione di istituire il Green Pass, che sicuramente è stata una decisione che ha diviso le opinioni e continua a dividerle. Lei cosa ne pensa in merito? Che è una misura illogica e illegittima. È una misura illogica perché i vaccinati possono infettare e infettarsi. E allora il Green Pass non serve, perché il Green Pass rischia di legittimare la circolazione di persone che invece sono affette da patologia. Ed è una misura illegittima perché è ingiustificata, discriminatoria e in contrasto con i principi di libera circolazione in Italia e all'estero. Ecco, poi questo fortemente legato anche al valore della libertà, che è sicuramente importante da sottolineare. Ma ad oggi, dottore, qual è il suo impegno? Allora, intanto vorrei spiegare una cosa in maniera molto chiara e molto netta. A mio avviso tante di queste limitazioni delle libertà fondamentali sono assolutamente ingiustificate e sono misure che hanno finalità diverse, ed essendo misure quindi non giustificate da un'evidenza sanitaria o da un'emergenza sanitaria, costituiscono crimini contro l'umanità. Perché nella misura in cui sono state limitate, come dicevamo prima, alcune libertà fondamentali col Green Pass, ma vorrei anche indicare i lockdown, in cui abbiamo chiuso in casa milioni di persone per paura dei positivi asintomatici, mentre poi la narrazione ufficiale cambia e sui positivi asintomatici si inizia ad ammettere quello che noi dicevamo dall'inizio dell'epidemia, cioè che avessero una scarsa possibilità di infettare. Questo evidentemente ha bloccato la nostra economia. In virtù di questo lockdown non si può ignorare che molte delle piccole e medie imprese, che sono l'ossatura nazionale del nostro Stato e di altri Stati, hanno abbassato le sale cinesche, hanno chiuso diminuendo i posti di lavoro e nello stesso tempo quindi creando un danno alla nostra economia e facendo crescere il fabbisogno finanziario, che non poteva essere più soddisfatto da risorse interne. In poche parole, ci hanno messo in condizione di rivolgerci alla finanza pubblica, e quindi mettendoci in mano di coloro che, se ricorderete, in Grecia, dopo aver elargito con generosità le risorse, hanno imposto dei piani di rientro lacrime e sangue, condizionando la politica sociale, condizionando la politica in funzione di alcune ristrettezze che loro palesavano, imponendo di fatto il taglio dello Stato sociale, imponendo il taglio delle pensioni, imponendo il taglio degli stipendi. Mi auguro che questa deriva sarà evitata in Italia e negli altri paesi. E allora voglio dire con grande chiarezza: queste misure sono state utilizzate per seminare terrore. È stata utilizzata una strategia del terrore con una danza macabra dei numeri, che sono stati fatti lievitare a dismisura, negando l'esistenza di terapie efficaci. E tutto questo per creare le condizioni per poter somministrare in urgenza una terapia genica, cosiddetta vaccino, che diversamente non potevano attuare. Quindi un primo obiettivo era quello sicuramente della diffusione della terapia genica, l'altro obiettivo poteva essere quello drammaticamente criminale
di trasferire quote di mercato dalle piccole e medie imprese, quindi dai mercati nazionali, alle multinazionali. La nostra economia si impoveriva, nello stesso tempo le multinazionali come Amazon festeggiavano l'incremento dei clienti. E tutti questi in una logica di ridurre la sovranità nazionale degli stati e di imporre un governo unico mondiale dell'alta finanza. Ecco, dottore, la cosa importantissima da sottolineare è che la sua è una lotta assolutamente non violenta. Assolutamente. Noi distinguiamo, e va su questo va fatta molta attenzione, la resistenza che noi parliamo, che noi indichiamo come resistenza civile e democratica, dalla rivoluzione. La resistenza vuol dire difendere, come facciamo noi, le libertà fondamentali e difendere la Costituzione. E soprattutto prendere le distanze dalla violenza. C'è qualcuno che evidentemente da una parte e dall'altra, quindi dalla parte delle istituzioni e dalla parte opposta alle istituzioni, che magari auspicherebbe uno scontro sociale e una guerra civile. Noi ci siamo battuti sempre per evitare la violenza e la deriva violenta. Siamo in uno Stato di diritto e dobbiamo reclamare con tutti gli strumenti dello Stato di diritto i nostri diritti, con forza. Forza non vuol dire la forza della violenza, la forza delle idee e la forza della resistenza. Certo, come anticipava prima, lei è segretario generale dell'Organizzazione Mondiale della Vita. Ecco, diamo qualche informazione più ai telespettatori per capire di cosa si occupa. L'Organizzazione Mondiale è un'organizzazione che a livello dei vari stati è costituita, così come l'eretico, in aree diverse e distinte, un'area medica, un'area legale, un'area informativa, un'area parlamentare, e ha anche a livello mondiale la stessa funzione dell'eretico, dare voce a chi non ha voce e soprattutto diffondere le informazioni. Noi attraverso l'Organizzazione Mondiale per la Vita abbiamo diffuso nel mondo l'erroneità delle diagnosi e abbiamo diffuso anche l'erroneità delle terapie, e questo è servito ad avere la consapevolezza di un errore che poteva essere drammatico. Evidentemente una certa incidenza per salvare vite umane l'abbiamo avuto, ma abbiamo avuto una funzione che rispetto a questo sistema eversiva, cioè la divulgazione delle informazioni a prescindere dalle informazioni mediche, e nella raccolta di queste informazioni, perché davamo informazioni e raccoglievamo informazioni del mondo, abbiamo avuto la consapevolezza che un unico il piano è stato adottato ed è stato eseguito in tutti gli stati. La narrazione, se le prende i cittadini diversi del mondo, su quella che è stata la gestione, le sembrerà di essere in Italia. E all'estero la stessa identica cosa, si ricava la stessa sensazione. E allora l'Organizzazione Mondiale per la Vita combatte per la difesa dei diritti umani nel mondo. Siamo stati interlocutori di tanti parlamenti, commissioni parlamentari, siamo riusciti ad avere i nostri successi in funzione di questa interlocuzione e stiamo lavorando per una strategia comune anche sotto il profilo della resistenza giudiziaria, quindi legale, e la resistenza civile, l'avversione alle singole misure che vengono adottate. In questa chiave l'Organizzazione Mondiale della Vita ha presentato davanti alla Corte dell'AIA e ai tribunali internazionali diverse denunce per crimini contro l'umanità. Noi vogliamo, senza se e senza ma, una nuova Norimberga in cui, accertate le responsabilità, coloro che si sono macchiati di gravi crimini devono rispondere. Dottore, ma quando lei parla di rispetto per i diritti umani, cosa intende per lanciare un messaggio diretto ai telespettatori? Io intendo che nel mondo, a prescindere dalle carte costituzionali, ci sono una serie di libertà che sono connesse al diritto naturale, che sono state riconosciute dalle varie carte costituzionali, che costituiscono lo statuto del cittadino. Oggi ci ritroviamo tutti insieme a rivendicare le stesse libertà, paradossalmente, e le stesse limitazioni alle libertà. Io sono assolutamente convinto che la narrazione in tutto il mondo stia cambiando. Ancora in Italia si resiste, ma forse il nostro governo non ha preso atto di quello che sta succedendo nel mondo, non ha preso atto di quello che sta succedendo in Canada, quello che sta succedendo in Olanda, quello che sta succedendo in tanti paesi, dove addirittura il paese si ferma per le proteste dei cittadini, dei camionisti che marciano tutti insieme verso le capitali per reclamare i loro diritti. Allora
noi rispetto a questa narrazione internazionale siamo consapevoli che ci sia una difficoltà in tutto il mondo e siamo consapevoli che questa difficoltà va convogliata utilmente tutti insieme per una manifestazione democratica, non violenta, e auguro che questi cortei che in tanti stati a cui in tanti stati stiamo partecipando come Organizzazione Mondiale per la Vita siano dei cortei che mantengono i confronti civili, democratici e che non solo rifuggano la violenza, cosa dotta per scontato, ma che non accettino la provocazione di chi vuole trasformarli in confronti violenti. Ma poi una domanda che può sembrare anche scontata, ma poi non lo è. E volevo anche dare un'altra informazione. Sì, prego. Dalla Sicilia partirà un'iniziativa, è già partita nei giorni scorsi, la stiamo attuando, un'iniziativa che collegherà la Sicilia con Roma e con Bruxelles. Dalla Sicilia, giorno 5 febbraio, ci sarà una piazza internazionale e in Sicilia si troveranno a questa manifestazione siciliani provenienti da tutta la Sicilia, pronti a proseguire il loro viaggio verso Roma e verso Bruxelles. Bene, quello che le stavo prima chiedendo, una domanda che può sembrare banale, ma poi riflettendoci non lo è, in quanto perché è così difficile far sentire la propria voce ad oggi? Beh, questa è una gran bella domanda. Quella che noi stiamo vivendo non è un'emergenza sanitaria, è un'emergenza democratica. Nella sua domanda c'è la risposta, c'è la drammatica risposta. Se le nostre voci non riescono ad accedere se non tramite le piazze, se non riusciamo a parlare con la gente, è perché oramai il pensiero unico viene veicolato da un'informazione unica, dipendendoli al servizio del sistema. E in sinergia con questo stato di cose c'è un partito unico, perché io non distingo una maggioranza e un'opposizione. In Parlamento ho visto un partito unico che ha varato una serie di misure restrittive delle libertà personali e che si è scollata completamente dai cittadini. Basta guardare il dato delle amministrative che qualche mese fa sono state celebrate, dove il tasso di assenteismo è preoccupante, perché riguarda il dato delle amministrative. Normalmente le politiche hanno un tasso di assenteismo maggiore, vuol dire che la gente non legittima più questo sistema di gestire e questa politica. I partiti saranno spianati dai movimenti e dalle associazioni, perché la gente è dalla parte dei movimenti e delle associazioni e non ha nessuna fiducia nei partiti. Continuando poi a parlare di restrizioni, sappiamo che dal 1 febbraio entreranno in vigore ulteriori restrizioni che limiteranno ancor più, diciamo, la libertà di chi non ha il Green Pass. Oramai abbiamo tantissime iniziative nel mondo, ma tantissime iniziative in Italia sul piano giudiziario, sia denunce all'autorità giudiziaria ordinaria, sia in sede penale, sia azioni civili, sia azioni amministrative. Ci sarà pure un buon giudice a Berlino. Ecco, abbiamo fatto un excursus sulle varie misure che sono state adottate nel corso della pandemia, ma a suo avviso quali potrebbero essere dei provvedimenti concreti per far sì che questa situazione migliori o comunque si riesca a trovare una via di uscita alternativa? Le vie di uscita non possono essere quelle di continuare a limitare le libertà o di condizionare il lavoro alla somministrazione del vaccino. Fino a quando la Costituzione sarà quella attualmente vigente e fino a quando esiste un articolo 32, non può esserci una limitazione della libertà del singolo e la limitazione specifica in riferimento alla propria salute imponendo un trattamento, una terapia sperimentale. A maggior ragione una terapia che già dimostra che ci sono degli effetti avversi. Quindi non è la strada sicuramente quella dell'obbligatorietà del vaccino. Bisogna invece cercare una riappacificazione e mi pare che sotto questo profilo tanti scienziati che contribuivano alla narrazione ufficiale stanno iniziando a prendere posizione e a mitigare gli orientamenti precedenti. È necessario aprire un confronto democratico perché la scienza, se non è scienza democratica, non garantisce progresso. Io credo che bisognerà quindi aprire un confronto per capire quali sono le misure, se ci sono
e quali sono le misure necessarie rispetto a un virus che dimostra oramai di essersi abituato e convive con il corpo umano e che drammaticamente incide, come incideva all'inizio di questa pandemia, con riferimento di alcune categorie a rischio, anziani o persone affette a particolari patologie. Quindi il focus dovrà essere soffermato proprio su queste categorie a rischio e capire che in ogni caso ci sono delle forme di contagio che sono assolutamente asintomatiche e che non serve contenere, perché in ogni caso questi contagiati possono essere una ricchezza, perché questi contagiati sono quelli che hanno acquisito naturalmente l'immunità e possono essere quindi un elemento positivo anche all'interno dell'equilibrio della società. Ecco, poi però concretamente i cittadini come possono tutelarsi dalle restrizioni, soprattutto appunto i cittadini sprovvisti di Green Pass? Allora, io vorrei dire che rispetto a determinate attività, per esempio rispetto ad alcuni esercizi o alcuni uffici, è previsto il Green Pass, quindi per l'ingresso del Green Pass per all'interno di quelle attività. Però vorrei anche ricordare che quei servizi non sono vietati e che quindi quelle persone, al di là delle modalità all'interno degli uffici, hanno comunque un obbligo di adempiere i loro lavori e nei confronti di queste persone che vengono escluse e che restano all'esterno. E avrei visto bene che si organizzassero, ammesso che ci fossero le esigenze di ristruzione, che si organizzassero all'esterno alcune attività anziché inibirle, perché i servizi, ribadisco, non sono vietati. Ho apprezzato l'atteggiamento di alcuni sindaci che, rifiutando la vaccinazione e le limitazioni, hanno creato i loro uffici all'esterno delle istituzioni, o come ha fatto anche qualche parlamentare. E allora bisogna riflettere. L'obiettivo è quello di evitare la diffusione del virus o l'obiettivo è creare difficoltà, come qualcuno drammaticamente dice e ne risponderà nelle sedi giudiziarie, rendere difficile la vita dei cittadini? Perché se di questo si tratta, sicuramente nelle sedi giudiziarie questi comportamenti dovranno essere valutati e questi atteggiamenti discriminatori che hanno tanto il sapore dell'estorsione non saranno sicuramente legittimi né agli occhi di Dio né agli occhi degli uomini. Dottore, ma la legge può aiutare in questo? Certo che può aiutare. Io sono convinto che bisogna rivolgersi al... Io credo, sono uomo dell'istituzione e credo nel fatto che la risposta debba essere una risposta giudiziaria. La legge è lenta ma inesorabile, arriva sempre. Io non mi rifiuto di accettare coloro che aprioristicamente parlano di giudici che sono sottoposti al potere politico. Questo è vero, può riguardare alcuni casi, ma non la generalità. Poi bisogna anche dire che ho rilasciato un'intervista insieme a una sopravvissuta di Auschwitz che, vivendo i tempi moderni, trovava un certo parallelismo tra la Shoah e quello che sta succedendo attualmente. Io credo che con la precisazione che alcune misure, con la precisazione che le sofferenze degli ebrei sono incommensurabili e non paragonabili a quello che sta succedendo ora, però nella sua analisi questa grande ebrea sosteneva che la responsabilità della Shoah era da addebitare ai medici e ai giudici e che anche oggi le responsabilità siano da addebitare ai medici e ai giudici. Io devo dire che condivido questo parallelismo, ma non in questo nucleo di responsabilità non credo che ci sia dolo. I magistrati, così come la società, è stata plagiata da un'informazione a senso unico e quindi devono avere il tempo di acquisire anche sulla base processuale elementi per rivedere le loro posizioni. E sono convinto nella loro onestà intellettuale e sono convinto che lo faranno e lo faranno sino in fondo. Ecco, poi c'è da sottolineare l'importanza di non lasciare i cittadini soli in tutta questa emergenza, in questo periodo. Sì, io e altre associazioni sul territorio svolgiamo un servizio di SS locale, di SS medico, molto spesso di supporto psicologico,
perché c'è uno Stato che oramai ignora una fetta di cittadini, che tratta addirittura come appestati, come untori, come, che vuole opporre alle persone che si sono vaccinate e che alimenta un conflitto sociale. Abbiamo allora in questa logica cercato di riappacificare, perché le nostre piazze, per esempio, sono delle piazze che mirano a non essere ideologizzate e che mirano soprattutto a riunire sotto un'unica egida vaccinati e non vaccinati. Quando i non vaccinati difendono il diritto di non vaccinarci, difendono la libertà alla terapia, la libertà di tutti. Quindi questo nucleo comune, questi sono gli elementi che sono inclusivi per le piazze, sono gli elementi che fanno ritrovare sotto una stessa bandiera persone che hanno avuto trattamenti differenziati. Dottore, arrivati a conclusione della nostra intervista, volevo chiederle se ci sono dei modi per mettersi in contatto con le sue associazioni e poi anche le sue conclusioni, ovviamente. Sì, ci sono le pagine Facebook, ma ci sono soprattutto i siti di queste organizzazioni. Per esempio www.leretico.org è una delle piattaforme, l'altra www.worldlifeo.org. Ecco, lanciamo un ultimo messaggio in chiusura della nostra intervista, dottore. Un messaggio ottimistico, sono convinto, vedo la luce in fondo al tunnel. Se guardiamo a quello che sta succedendo intorno a noi, l'assedio da cui era cinta l'Italia è stato rotto dalle altre associazioni, oggi c'è un progressivo retromarcia da parte delle istituzioni sanitarie europee e dei singoli governi, e anche l'Italia dovrà prendere atto che siamo all'interno dell'Europa e non è possibile che siamo l'unica nazione al mondo che ha subito indicibili restrizioni alle libertà fondamentali. Siamo i più vessati, ma nello stesso tempo abbiamo una catena di tutela che deriva dall'Europa e dal mondo. In ogni caso, la storia insegna che non c'è notte così lunga che possa impedire al sole di risorgere. E il sole vuol dire verità e libertà. Noi abbiamo fatto una scelta in questa cosa, una scelta difficile, perché siamo discriminati, aprioristicamente etichettati, proprio per non darci la possibilità di un confronto libero. Però noi siamo, come dice un grande religioso e un grande spirituale come Monsignor Viganò, noi siamo i figli della luce, e la storia insegna che i figli della luce hanno sempre avuto il sopravvento sui figli delle tenebre. Dio è con noi. Io la ringrazio il dottor Angelo Giorgiani per essere stato nostro ospite.